oggi avete inaugurato una nuova, diciamo, reparto del poliambulatorio qui di Via Livigno, dedicato alla diabetologia. Oggi sì, oggi voglio dire, inauguriamo il Prest, che è fatto di un nuovo reparto di diabetologia, che è fatto di spazi che verranno occupati da qui ai prossimi giorni da 5 medici di medicina generale. Abbiamo anche inaugurato il nuovo COI, nel senso che è un restyling del centro oculistico infantile, e Via Livigno sarà un altro dei cardini della presa in carico dei pazienti cronici di Milano città, insieme ai 22 poliambulatori. Quindi Prest, ricordiamo cosa sono esattamente. Presidio sociosanitario territoriale, un luogo dove ambulatori, quindi luoghi in cui si fanno le visite mediche, e medici di medicina generale che le prescrivono, convivono per offrire la migliore presa in carico ai pazienti cronici. Questa conferenza stampa, che segue una giunta in cui sono stati approvati un pacchetto di interventi sulla sanità. Dove siamo intanto? Siamo all'interno di quello che è un Prest, cioè un presidio sociosanitario territoriale della città di Milano. Il secondo, e ringraziamo il dottor Odinoffi perché la responsabilità della gestione dei poliambulatori e quindi della realizzazione di queste strutture è proprio della ASST Nord Milano, come sapete, oltre ad avere il territorio di Cinisello, Sesto, Cusano e Cologno, ha tutti i poliambulatori della città di Milano. Questo è un luogo che fisicamente realizza la presa in carico e il collegamento tra l'ospedale e il territorio. Vi sono degli ambulatori, abbiamo inaugurato oggi il centro diabetologico, un centro di grande attenzione e avanguardia, dove si fa dalla cura dell'alimentazione alla cura vera e propria dei malati diabetici, dove c'è il COI, che è il centro oculistico pediatrico infantile, di grande attenzione su un problema come quello oculistico dei bambini, agli ambulatori, e all'ultimo piano si collocheranno 5 medici di medicina generale con i loro studi, quindi gli studi dei medici e gli ambulatori che poi fanno le visite, in un posto assolutamente bello e gradevole. E quindi qui oggi abbiamo voluto farla lì, e ringrazio anche il presidente Maroni e i colleghi di giunta per aver accettato questo invito. Intanto abbiamo approvato un'altra delibera importantissima legata agli investimenti, perché la riforma e l'eccellenza lombarda sulla sanità si realizza e si articola anche con risorse vere che vengono messe a disposizione degli ospedali per migliorare le apparecchiature, i locali, i luoghi. E siccome sono 2 anni che il livello nazionale non investe più un euro sull'edilizia sanitaria, gli ultimi soldi sono finiti l'anno scorso, Regione Lombardia ha, con un grande sforzo di cui ringraziamo anche l'assessore al bilancio Massimo Garavaglia, in quest'anno, solo per quest'anno, ha investito 300 milioni, 200 milioni li abbiamo messi a bilancio preventivo e li abbiamo assegnati al mese di maggio, e sono già le aziende che stanno acquistando macchinari, che stanno attivando i presidi come questo, che stanno facendo le gare sui sistemi informativi. Altri 100 li abbiamo messi nell'assestamento di bilancio. A fine luglio è stato approvato dal Consiglio regionale l'assestamento di bilancio che inseriva altri 100 milioni di risorse regionali. Siamo ai primi di ottobre e già destiniamo queste risorse alle singole aziende per interventi precisi, mirati, importanti. Quindi anche questo è un segno di grande efficienza di Regione Lombardia. In totale quindi 100 milioni, che sono 33 milioni nell'edilizia sanitaria, quindi nei luoghi, parliamo di pronti soccorsi, per come Tradate, che è anche oggi all'attenzione della cronaca per delle difficoltà del pronto soccorso, per altri reparti e quant'altro, per l'attuazione della riforma, cioè per i Prest e i POT come quello di Cugiano, 23 milioni e mezzo, di Legnano tanti altri, innovazione e sistemi informativi 14 milioni e mezzo, la riforma ha come elemento fondamentale il supporto informativo e quindi il realizzare i PAI sulla piattaforma informatica che poi viene vista dai vari attori del sistema, le grandi apparecchiature tecnologiche, totali investimenti 28 milioni, quindi 28 milioni per ammodernare le apparecchiature. Accanto a di queste, voglio dire, abbiamo investito 2 milioni per un importante robot per il Papa Giovanni di Bergamo, 2 milioni per il rimodernare un robot a Lecco, per una TAC 3 Tesla che è una grandissima innovazione al Policlinico, e così via, cioè elenchi molto dettagliati e ampi.
Oltre a questo, voi sapete che noi stiamo puntando molto sulla città della salute e della ricerca, dove andranno il BESTA e l'Istituto dei Tumori. Accanto a questa, qualche giorno fa il Presidente Maroni ha annunciato insieme ai rettori della Statale e della ABICOP la realizzazione della scuola di alta formazione, quindi un luogo dove le università e i nostri centri di ricerca formeranno i migliori clinici per garantire prospettive di vita e di innovazione alle persone attraverso l'innovazione. E 10 milioni di euro erano le risorse necessarie che oggi vengono destinate sul 2018 e sugli anni successivi. Quindi anche qui un impegno importante che valorizza una grande scommessa di Regione Lombardia. Accanto a questo abbiamo confermato tutti i nostri direttori che dopo un anno e mezzo erano soggetti a valutazione, stanno tutti lavorando molto bene nell'attuazione della riforma e quindi li abbiamo ritenuti meritevoli di una conferma. E poi questa è l'occasione per tirare le somme del percorso di presa in carico e quindi per l'attuazione della vera e propria riforma. Stiamo compiendo neanche l'ultimo miglio, ma siamo veramente agli ultimi metri di una grande riforma iniziata con il libro bianco dal Presidente Maroni ormai 3 anni fa, che ha visto cadenzati la riforma, le delibere, l'attuazione di un percorso e di un modello fortemente innovativo che migliorerà drasticamente la vita per i pazienti cronici a partire dalle prossime settimane, perché le lettere partiranno a dicembre. Da oggi sappiamo chi sono i soggetti che saranno i gestori della presa in carico, cioè quel gruppo di eroi, come li chiamo io, che hanno deciso di prendere in carico il paziente cronico, quindi di migliorare profondamente la sua vita. Oggi li conosciamo uno per uno, perché è stata fatta la valutazione di idoneità dei gestori, che è stata compiuta dalle ATS, finita il 30 settembre. Entro il 30 settembre avevamo anche dato la direzione, e che sono, allora li diciamo subito, in tutto i gestori saranno 294, quelli ritenuti idonei su tutto il territorio della Lombardia, 294 gestori, quindi un numero molto articolato e puntuale. Di questi abbiamo 41 cooperative di medici, di medicina generale, 27 ASST, 5 IRS pubblici, le 3 ASP, che sono le aziende di servizi alla persona pubbliche, che sono il Redael, il Tribuzio e quella di Pavia. Gli ex privati, tutti hanno creduto, anche i centri di ricerca privata credono in questa riforma e si sono candidati. Tutte le strutture sanitarie private, 60, ben 68 strutture sanitarie accreditate a contratto, quindi private, più altre associazioni di enti, parliamo di centri per i disabilità, centri per anziani, che comunque hanno voluto essere della partita, un mondo del sociosanitario che vuole essere protagonista nella presa in carico, per un totale di 294 gestori. Poi vi faremo avere il dettaglio anche diviso ATS per ATS. Questi saranno coloro che dalle prossime settimane si prenderanno cura dei nostri pazienti cronici. Come sapete, avevamo anche prorogato il termine ai medici di medicina generale, c'è stato un incremento anche dei medici, siamo passati dal 45 al 48%, quindi oggi alla fine possiamo dire che in Lombardia il 48% dei medici di medicina generale ha aderito a questa, alla riforma, e quindi si è candidato a essere gestore della presa in carico. Di queste abbiamo in 5 ASST, in 5 ATS, quindi in 5 territori, sono più della maggioranza. A Bergamo sono il 57%, a Brescia il 52%, nella TS Brianza, che sapete che è Monza Brianza e Lecco, il 72%, nella Valpadana, che è tutta Crema, Cremona e Mantova, il 79%, poi abbiamo l'Insubria, Como, Varese, il 45% e Milano e Pavia, che sono il 32%. Quindi, e la montagna, non l'ho detto, scusate, 72% anche la montagna. Quindi abbiamo un numero molto rilevante, in alcune zone questo percorso è stato condiviso con forza, in altri abbiamo bisogno ancora di farlo conoscere, ma come vedete l'insieme
di questa rete oggi così fitta, 294 gestori, ci consentirà anche lì dove non ci sono i medici di riuscire a fornire un servizio eccellente. A Milano per esempio avremo non solo il Tribuzio Redelcio e le ASP, non solo i 4 ospedali, ma avremo questa grande forza dei poliambulatori, 22 poliambulatori, 370 medici somaisti che sono al servizio proprio della presa in carico della realizzazione dei PAI. Quindi i pediatri, abbiamo avuto un risultato straordinario anche da parte dei pediatri che sono passati a fine luglio, erano del 25%, oggi sono il 36% di tutti i pediatri che sono candidati, passando da 2 cooperative a ben 27 cooperative di pediatri per essere protagonisti, ben sapendo che insomma fortunatamente di bambini cronici ce ne sono pochi, e quindi voglio dire era evidente che non era una categoria che doveva essere più di tanto coinvolta, ma questo è un segnale di condivisione su un percorso e un modello. Noi invieremo l'elenco dei gestori ai medici di medicina generale e alle cooperative di medici di medicina generale da domani. Entro il 30 ottobre i medici, le cooperative sono oggi ben 73 sono il numero delle cooperative distribuite sul territorio regionale, dovranno costruire le loro filiere per la presa in carico e dal 1° di novembre noi saremo in grado a questo punto di mandare le famose lettere ai singoli pazienti cronici che riteniamo verranno inviate tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, e da lì, da quel momento, dalla data in cui arriverà la lettera, il paziente potrà il minuto dopo andare in uno di chi si è candidato a essere il suo gestore e si saranno scritti i nomi sotto la lettera, fare un piano di assistenza individuale, cioè verrà definito per ogni paziente qual è il suo singolo bisogno, e da quel momento non dovrà più preoccuparsi di prenotare una visita, verrà tenuto monitorato costantemente, non sarà più abbandonato, non sarà più lasciato solo, e la sua vita per lui ed evidentemente per il suo contesto familiare cambierà in meglio fortemente. Questo grazie a un grande sforzo di regione che ci ha creduto, del presidente che ha avuto questa intuizione, e dell'intero sistema sanitario che ha accolto questa sfida che cambia per tutti il sistema di pensare e di attuare i servizi sanitari sul territorio.